Ne facciamo due. Ci siamo, ragazzi. Aspetta. Azione. Lascia che il cinema faccia la sua parte, come il fischio del vapore incanta i cani. La macchina da presa è amore e commercio, ombre e luce. Voltati per un sorriso qui nel buio, tienimi la mano, guarda come corrono quei due nell'ombra. E che bagliori fa la gelosia, non impariamo mai, non impariamo mai. Lascia che il cinema faccia la sua parte, che sono tutti sogni, solo sogni, ombre e luce. Che il primo giorno che noi avevamo deciso è capitato in relazione con lo sciopero dei tir e quindi siamo stati costretti a rimandare il giorno di ripresa, perché tutti, diciamo, tutti i partecipanti a questo contest erano senza carburante, insomma, e quindi non siamo potuti andare ad effettuare le riprese. Il secondo giorno di ripresa, che è stato il primo giorno di ripresa, diciamo, spostato, che è stato ad Alvignano, purtroppo è stato anche quello non un giorno fortunato, perché ho deciso in quel giorno di sospendere le riprese per il troppo freddo, il troppo vento, viste i costumi molto leggeri dei due piccoli attori, i protagonisti del contest, e quindi mi sono trovato, insomma, a mio malgrado, costretto a terminare quel giorno le riprese e a non proseguire, andare avanti. Grazie, insomma, di essere venuti, soprattutto alle comparse, bambini, fonici, di presa diretta e operatori cameraman. Siccome non abbiamo avuto tempo per né provare né vederci, sarà un work in progress, cioè lavoreremo tutti a seconda delle esigenze del momento. Quindi la parola d'ordine è pazienza. Voi vi stancherete, vi annoierete, sarà un po' difficoltoso perché non abbiamo tutto pronto e chiaro. Quindi ci vuole poca pazienza, non vi spazientite subito, perché il lavoro è bello, però ha bisogno di essere fatto una volta, due volte, tre volte, fino a volte a diventare loro. Ma io ti vedo! Ma poi mi dici un'altra volta. Ma mi sento freddo, lo capito? No, onestamente freddo no, però mi staranno fastidio poche. La posizione. Devo dire la verità, c'è stato una grossa collaborazione dei partecipanti, una grossa pazienza, perché diciamo che poi fondamentalmente fare questo lavoro anche da comparsa, anche da attore, diventa in qualche modo stancante per chi non lo fa di mestiere. Quindi noi ci siamo trovati sabato mattina con una location saltata, con l'idea che più o meno doveva essere ancora rielaborata, e sabato mattina siamo stati a girare nella zona industriale di Gricignano. Anche a Gricignano abbiamo avuto difficoltà, perché anche lì c'era una situazione di freddo, insomma, anche lì c'era una situazione di persone che purtroppo alle 3 avevano problemi di lavoro e dovevano scappare. Quindi ci siamo trovati sabato sera, io e Alessandro Lanciato, insomma, che è il direttore della fotografia e nello stesso tempo è collaboratore stretto, diciamo, persona con la quale divido, insomma, le gioie e i dolori, e abbastanza depressi da un punto di vista psicologico, perché non riuscivamo a capire se quello che avevamo girato nella giornata di sabato, perdendo pure la location di Alvignano, poteva essere diciamo buono o meno per montare.
qualsiasi tipo di lavoro si faccia per quanto ci riguarda, per almeno questa è un'idea che, su cui abbiamo sempre, siamo andati sempre d'accordo. Qualsiasi lavoro che si faccia, con qualsiasi costo, con qualsiasi budget, devi prima soddisfare noi e poi dopo gli altri. Adesso vieni a prendere la poca... È uscito fuori un bel prodotto. Un bel prodotto che fotografa un pochettino, la, come diceva Angela, la realtà del nostro territorio per quanto riguarda il discorso tecnico, dei ragazzi che ci hanno aiutato. Noi abbiamo avuto una collaborazione da ragazzi di Aversa come di Orta, come di Succivo, Gricignano. Per quanto riguarda il discorso di luci, abbiamo lavorato soprattutto con luci esistenti, con delle semplici schede, proprio perché non c'era la possibilità di avere delle forti, diciamo così, non c'era la possibilità di avere energia elettrica che supportasse delle, dei fari. Per quanto riguarda il discorso della sala convegni, che poi vedrete, è stato fatto un lavoro da un amico, anche attore, Robespierre, a gratis, come si suol dire, che ci ha smontato delle, dei neon, delle plafoniere da una parte del capannone e ha montate da un'altra parte, portando, facendo arrivare l'energia da un capannone vicino che distava più o meno un centinaio di metri, 100-120 metri, con un cavo pendente, una cosa tutta arrangiata, però alla fine ha funzionato per il compito che doveva supportare. Io ho avuto un rapporto, ho un rapporto con gli attori, diciamo, bambini o adolescenti, anche con Q14 mi sono confrontato con tre adolescenti, abbastanza intenso, nel senso che io credo che dirigere dei bambini o dirigere degli adolescenti sia in qualche modo, paradossalmente pure, più semplice, nel senso che sia con i bambini che con gli adolescenti o in generale con chi non fa come mestiere, di chi non fa come mestiere l'attore, di chi non fa l'attore come professione, sia un rapporto molto più semplice, nel senso che loro si affidano completamente nelle tue mani. Diciamo che c'è una responsabilità maggiore da parte del regista, perché il regista quando lavora con queste figure che non sono, che sono bambini o che non sono professionisti, deve guidare fino in fondo i propri attori. E gli attori però allo stesso tempo si lasciano guidare dal regista. Quindi diciamo che si ha a che fare quasi con dei modelli, si ha a che fare quasi con una sorta di materia da plasmare, e loro ti ridanno tutto quello che tu gli insegni, tutto quello che tu gli dici di fare. Essi e dici la battuta, un istante esci prima e poi dici la battuta. Giulia, tu ti devi girare e devi dire muoviti, ok? Questa è la battuta tua, va bene? Girati di là, girati di qua. Motore partito, Alessa togliti! Silenzio tutti! Silenzio! Azione! Ti aspetto lì! Stop! Diciamo che il compito che mi sono ritagliato, che mi è stato messo addosso, o che ho cercato, quello del direttore della fotografia, è un lavoro che mi piace moltissimo, essendo io già fotografo. Però in questo caso, nelle piccole produzioni, si tende sempre a dare una mano a tutti, cioè se c'è bisogno di accudire i bambini e stare lì con la coperta perché è freddo, i bambini solo con le calzamaglie addosso non possono certamente stare un'intera giornata all'aperto, sei lì che ti metti con il plaid e glielo metti addosso. Se c'è bisogno di una scala e di un chiodo per appendere la carrucola, metti la scala, appendi la carrucola. C'è stata l'idea di uno degli attori di accendere questo fuoco, questo benedetto fuoco e sacrosanto fuoco, che è stato acceso e ognuno di noi raccattava qualche pezzo di legno per poter portare avanti la giornata. Diciamo che il freddo è stato la nostra spina del fianco, perché diciamo che l'attore che Salvatore Compagnone, alias Robespierre, che ha interpretato in questo corto l'uomo barile, in origine doveva essere nudo,
vestito solo di questo barile. E lui aveva accettato, insomma, questo personaggio, anche se con qualche titubanza iniziale, perché aveva capito qual era lo spirito di questo del personaggio che io gli avevo assegnato. Purtroppo però con il freddo mi sono reso conto, e ci siamo resi conto, che non era il caso, insomma, di farlo andare nudo. Studiamo, sì, spogliati! Tu che cazzo dici? L'idea è nata tutto intorno al barile, questo, il fatidico barile di greggio, barile di petrolio, che sale e scende con l'economia. La difficoltà più grossa è stata prima quella di trovarlo, perché non è che è facile trovarlo in giro. Poi cercare di tagliarlo da ambedue i lati per poterci infilare all'interno una persona. E la difficoltà che era la più grossa per la fine era quella di farla rotolare da questa collina di Ruviano per un breve tratto, una 20-50 metri più o meno, dove all'interno ci doveva essere questo attore che veniva comunque sobbalzato da questa dal movimento del barile nello scendere giù a palle. I costumi che sono stati curati da Brunella Noble, una nostra amica e collega di Aversa, hanno reso bene l'idea di quello che noi cercavamo. Lei è stata molto capace e caparbia nel decidere delle cose, anche se gli abbiamo dato poco tempo, perché c'era poco tempo nel portare avanti queste sue idee di costumi molto originali. Ha avuto proprio mezza giornata. Lei ci chiedeva qualche giorno in più, noi gliel'abbiamo negato, ma non per nostra spizio o capriccio, ma semplicemente perché tempo non ce n'era. Lei alla fine ci ha capito e dobbiamo ringraziarla per questa sua pazienza. Io da grande voglio fare il regista, non voglio candidarmi in politica, non voglio essere un amministratore locale. Però questa volta voglio invitarvi a votarmi, nel senso che come cittadino, come vostro concittadino, vi chiedo innanzitutto di andare sul sito dell'Enel, che è del contest, che è www.enel.it/digitalcontest. Lo spot che riceverà più voti non solo riceverà un premio in denaro, e questo ci permetterà di reinvestire subito queste risorse economiche in un altro lavoro, e quindi lavorare al prossimo cortometraggio che già è in cantiere e mettere subito mano per l'anno nuovo a un nuovo lavoro. Ma soprattutto significa entrare e cominciare a far conoscere il territorio e comunque le persone di questo territorio, cioè far capire che nel territorio di Succivo, di Sant'Arpino, di Orta, di Gricignano, nel territorio atellano, non c'è solo immondizia, non c'è solo malavita, non c'è solo degrado. Quindi vi invito a vedere lo spot, a giudicarlo e soprattutto a votarlo, affinché vinca il nostro territorio, affinché possiamo andare avanti su questa strada e possiamo in qualche modo in altre occasioni raccontare il nostro territorio e portare fuori dall'ambito locale il nostro territorio. Il ringraziamento è dovuto a Pupia TV, che è un'altra realtà sana del nostro territorio, è un'altra di quelle realtà che in qualche modo fa conoscere il nostro territorio, investe risorse umane per fotografare il nostro territorio, per parlare delle risorse del nostro territorio. E il ringraziamento è affettuoso ed è veramente di cuore, perché mi ha dato più volte occasioni di esprimermi, mi è stata vicina in questo spot, insomma, l'amico e collaboratore di Pupia TV Franco Spinelli è stato anche un nostro collaboratore, ci ha curato il backstage, ci ha curato le foto di scena. Quindi non posso che ringraziare tutta la redazione di Pupia e
invitare anche il redattore, insomma l'editore e tutta la redazione di Puga a resistere sul nostro territorio e, perché no, ancora a collaborare insieme e ancora a far parlare del nostro territorio per le cose buone che ci sono. Eros Media, Eros! Campioni del mondo! Campioni! Non so se... Capolavoro! Sembra che sono stato un po'. Faccio il premio Oscar per il anche per me! Faccio un capolavoro! Capolavoro! Chi si è sciocchissimo! Non vedo bene! Chi si è sciocchissimo! Non vedo bene! Chi si è Vegliano!